sempre bello quando c'è partecipazione, cioè interesse alla cosa pubblica. Allora, io sono Michele Campanaro, sono consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e stasera faccio un attimo la palletta per introdurre i nostri ospiti. Vai. Ma così mi sentite? Se parlo ad alta voce? Sì, sì. Proviamo un attimo, il microfono con un po' di capricci. Allora, eccoci qua, va bene? Ok, allora, chi vuole parlare prima? Allora, noi facciamo parlare subito Castillo perché deve volare a Vallo della Lucania, sono giorni un po' frenetici dove andiamo in giro per tutta la provincia per farli conoscere, soprattutto anche perché Castillo è già conosciuto di suo sul territorio. Però è un candidato all'uninominale, noi l'abbiamo presi nella società civile, a differenza diciamo di Anna per esempio che è stata votata online, quindi fa parte del destino proporzionale, loro invece sono i nostri cavalli di battaglia che dovranno in qualche modo spingere per far salire le percentuali del Movimento 5 Stelle anche in altri ambiti, non solo nel nostro elettorato. E devo dire con grande insomma felicità di accordo che lo stanno facendo, perché sono persone diciamo da, io vi leggerò un attimo il curriculum di Castillo, noi facciamo sempre questa cosa quando ci vediamo negli incontri, e già arrivati a metà la gente si sposta e dice basta perché non se ne più. Silenzio! Allora Francesco Castillo, vi leggo un attimo il suo curriculum. 4 lauree, giurisprudenza, scienze politiche, filosofia e sociologia, diploma in giornalismo, avvocato cassazionista, è stato il primo avvocato della Banca d'Italia, vincitore del concorso per il magistrato di Tarra, ha insegnato diritto della cooperazione all'Università di Cosenza, diritto bancario all'Università di Campobasso, istituzioni di diritto pubblico all'Università della Sapienza di Roma, è stato inoltre consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consigliere giuridico... E io l'ho molto riassunto questo curriculum. Consigliere giuridico al Ministero della Sanità, docente stabile di diritto amministrativo presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, docente di diritto amministrativo presso il Formez, docente di diritto amministrativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, diritto amministrativo presso la Scuola Superiore per il Perfezionamento per le Forze di Polizia, consigliere giuridico di diverse aziende sanitarie. È cavaliere al merito della Repubblica Italiana e commendatore. Candidato al Senato, campagna di pubblicità. Prego, Franco. Voglio stare accanto a voi, la regione di Giovanni, mi sono avvicinato. E al di là di tutti questi titoli, quelli due che più a me stanno e di cui ho orgoglio di aver dimostrato l'esistenza al Movimento 5 Stelle, e il certificato del casellario giudiziario dei cari dipendenti civili. Come vedete stiamo assistendo ad una competizione elettorale che sembra, lo dicevo anche questa mattina, più che una competizione, una gara gastronomica con le fritture di pesce, polpette, insomma chi si freggia di nomi di questo tipo, e l'altro tipo, e fanno a gara per mandare in Parlamento affaristi, persone che vanno lì per intascare, per intero, la lauta indennità parlamentare, nessuno si sogna di rinunciare allo stipendio come fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle e vanno per coltivare interessi personali o lobbistici di questo o quel gruppo, di potere e di interesse. Ecco perché poi ci troviamo con tanti problemi non risolti nella nostra regione e nella nostra provincia.
abbiamo indici che dimostrano il fallimento totale della politica che finora è stata espletata. Una percentuale di disoccupazione giovanile del 50%, un alto, anzi il più alto indice di migrazione sanitaria, che vuol dire che i nostri malati sono costretti in molti casi a farsi curare in altre regioni, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. Quando si spende in questa regione, attenzione, il massimo delle risorse di bilancio di questa regione. Assistiamo a questo assurdo, che si spende il massimo delle risorse disponibili nella sanità per ottenere il minimo della qualità delle prestazioni, il che è veramente un assurdo. Significa che chi gestisce la sanità fa clientelismo, fa corruttela, investe e amministra male i soldi dei contribuenti, e intanto questi signori per anni ed anni ed anni stanno lì a continuare ad amministrare, anzi a malgestire le risorse regionali e a farci trovare in questa situazione. Non ne parliamo poi dell'agricoltura, dove non hanno nessuna capacità di programmazione di spesa, tant'è che le risorse comunitarie vengono non utilizzate e restituite, ed è veramente una cosa vergognosa con la percentuale così alta di giovani disoccupati che potrebbero avere una possibilità di inserimento nei circuiti occupazionali se le imprese agricole potessero dilatare il loro potenziale produttivo e allargare la piattaforma occupazionale. Se hanno gli aiuti possono accrescere il flusso produttivo e recepire la manodopera disoccupata. Invece ci prendiamo il lusso di restituire all'Europa fiori di milioni di euro non utilizzati. È una vergogna. Siamo veramente in ginocchio. Non ne parliamo poi della corruzione. Pensate che cosa si sono inventati. Si sono inventati la moltiplicazione degli appalti attraverso anche, pensate, lo scorporo di piccoli lotti. Allora, se l'appalto è di 10 miliardi di valore, l'appalto di un'opera pubblica, una strada, un ponte e quant'altro, che fanno? Lo dividono e lo frantumano in tanti piccoli lotti in modo da potersi sottrarre alla gara pubblica e l'assegnano praticamente ad affidamento diretto, facendo l'interesse di compari e compagni. Questo è un modo clandestino di gestire la politica delle opere pubbliche e dei pubblici appalti, e naturalmente di fare poi alla fine lievitare il costo. Se un'opera pubblica deve costare 1 milione, alla fine costa almeno il 20-30% in più per la tara delle tangenti e della corruzione. È una cosa vergognosissima. Guardate, ci sono delle analisi sociologiche fatte all'estero su questa situazione degenerativa italiana, dove hanno capovolto la formula e sono arrivati a questa conclusione, che non sono, attenzione, gli appalti che generano le tangenti, ma sono le tangenti che generano gli appalti. Insomma, è una vergogna che noi all'estero dobbiamo avere perduto la reputazione. Siamo considerati uno dei paesi, e in particolare l'Italia del Sud, e in particolare la Campania, come l'area geografica con il più alto tasso di corruzione. Questo getta un'ombra sinistra, un'ombra deturpante sulla nostra immagine.
quindi è una questione di dignità soprattutto da difendere, da recuperare, una questione di dignità. Noi non possiamo andare all'estero o in Alta Italia per sentirci additare come fannulloni, come corrotti, come persone che vivono alle spalle dei settentrionali, delle regioni settentrionali. Questa è una fama immeritata, perché se in un gregge c'è una pecora o più pecore nere, non è detto che tutte le altre sono tutte quante nere. La maggioranza, lo possiamo dire con grande orgoglio, di noi meridionali e campani è costituita da persone per bene, solo che siamo in balia di questi lupi famelici che il 4 marzo dobbiamo mandare a casa definitivamente. Abbiamo l'unica occasione che ci si presta, altrimenti veramente saremo in ginocchio, perché se non vogliamo questa circostanza e ci sbarazziamo di queste persone e sostituiamo una classe politica corrotta ed incapace ed inefficiente con una classe politica pulita, nuova, corretta e onesta, non avremo la possibilità di rinnovare la nostra società. Abbiamo la fortuna di vivere in una delle regioni tra le più belle del mondo, non d'Italia. Come diceva Edoardo De Filippo, consentitemi, un presepe è bello, ma alcuni pastori sono malamente, e allora sì, questi pastori malamente bisogna mandarli a casa con un calcio nel sedere e senza vitalizio, perché non lo meritano e quindi devono essere privati di questi vantaggi che non rispettano. Questa è la determinazione con la quale dobbiamo andare a votare il 4 marzo. E attenzione, noi dobbiamo indurre, convincere, spingere amici e conoscenti a esercitare il diritto di voto, perché c'è il partito degli astensionisti che si calcola possa occupare addirittura il 30% dell'elettorato. Voi vi rendete conto? I guasti della malapolitica, da spingere un terzo degli italiani ad avere a schifo la politica e a avere rinunciato ad andare a votare. Vedete quanto la politica produce un'antipolitica così consistente, è la prova provata del suo fallimento radicale, è il termometro del fallimento della politica, il rifiuto del voto. Guardate che il rifiuto del voto significa rinunciare al diritto di libertà di pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione come valore fondamentale della cittadinanza. È una rinuncia dolorosa, rinunciare a una delle libertà fondamentali dei cittadini. Perché si è arrivati a questo? Ci si è arrivati per la disperazione. Chi ha rinunciato a votare è un disperato, è una persona che ha schifo la cosa, è un disperato. Allora noi dobbiamo recuperare queste persone, questi conoscenti, questi amici, e dobbiamo fare capire loro che il diritto di voto in quanto diritto di libertà di pensiero è il bene sommo della persona ed è irrinunciabile. Il problema non è la rinuncia, il problema è il buon esercizio di questo diritto. Si tratta di recuperare il buon esercizio di questo diritto creando l'alternativa, perché se non si vota si arriva al paradosso di finire per votare tutto sommato in modo direi silenzioso per quella politica che si vuole abbattere, perché purtroppo non la abbattiamo se non aumentando l'area del consenso del Movimento 5 Stelle,
e come lo allarghiamo l'area del consenso? Con il voto di questi che hanno al momento deciso di ritornare e che dobbiamo assolutamente recuperare. Io dico solo questo e non mi trattengo di più e non mi trattengo perché vedete, è sotto gli occhi di tutti lo sfasciuto della politica. Voi avete visto l'ultima cosa che è successa, il figliolo prodigo di De Luca che addirittura con fatta le bustarelle al 15%, insomma si erano messi d'accordo a persino scendendo nei particolari dalla percentuale. Sapete i giuristi romani da cui discende tutto il diritto moderno, vi parlo come giurista ed ex magistrato, sapete come definivano questi accordi? Pactum sceleris, patto scellerato, così lo definiva, pactum sceleris, avevano pattuito anche la percentuale. Ebbene, queste persone le possiamo veramente sopportare ancora? Le possiamo ancora vedere nei posti chiave dove si decidono i destini della nazione, il destino della regione ed il destino delle nostre comunità? Non è più possibile. Occorre porre la parola fine e io prego tutti gli amici, i conoscenti, i presenti, i simpatizzanti del movimento, gli attivisti del movimento di fare un grande sforzo in queste ultimi giorni della campagna elettorale. Convincere, convincere, convincere. Bisogna convincere i rinunciatari e gli indecisi a non perdere questa ultima opportunità per poter risanare il nostro paese. L'Italia si dice che è il bel paese perché come bellezze naturali è unica al mondo e tra queste eccelle la nostra regione. Ma perché sia veramente un bel paese bisogna ripulirlo da queste brutture. Cacciamoli fuori insieme anche agli amici che non sono indecisi, convinciamoli, associamoli a questa grande crociata e rinnoviamo finalmente questa classe politica che merita di essere immediatamente rimossa. Con il 5 marzo deve iniziare veramente una nuova epoca, un nuovo momento di rinnovamento, una rivoluzione che prima che politica è una rivoluzione culturale. Grazie. Allora, intanto c'è raggiunto anche Nicola Cunzo che ricordo è il nostro candidato invece all'uninominale Camera dei Deputati. Vi leggo un attimo il curriculum velocemente. Nicola Cunzo, laurea in lettere moderne, attore e regista cinematografico, insegna recitazione, consigliere comunale di maggioranza nel 1997, uno dei più giovani consiglieri all'epoca in Italia. Lavora nella compagnia di Vincenzo Salemme, ha lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone e Michele Placido. Recita in varie commedie dirette tra gli altri da Vincenzo Salemme, Neri Parenti, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Nel 2009 la sua interpretazione nel Grande Sogno di Michele Placido gli valse il premio Flaiano. Candidato alla Camera Campania 2, Laura di Battivaglia. E ieri sera mi sembra è andato un tuo film in onda su Rai 1, quindi abbiamo azzeccato bene. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E sono contento di essere qui, vabbè, la presentazione si presta meravigliosamente in una, nella città del cinema, a Giffoni, una cosa molto bella perché è l'esempio pratico la città di Giffoni che se ci si unisce e si crede in un sogno, il sogno si può realizzare, perché i sogni non sono sogni, sono degli obiettivi. C'è la possibilità e c'è la possibilità di fare azienda attraverso la cultura. Voi avete dimostrato, il Festival di Giffoni ha dimostrato, Claudio Gubitosi, al quale io da questo c'è una stima anche
diciamo, che della verità, io sono stato anche ospite del Festival di Giffoni qualche anno fa, e mi metto davanti perché lo ha già fatto il senatore, quindi lo faccio io, che è meglio, insomma, sono anche un po' più piccino, quindi anche meglio. E io mi sto battendo con il movimento tutto nel far capire il concetto che la cultura può diventare azienda, e voi ne siete la testimonianza. Questa è una, era una piccola realtà, Giffoni, un piccolo paese dove nessuno avrebbe mai pensato che si poteva creare una cosa di livello internazionale. Io frequento molto anche l'estero, per cui conosco bene anche l'Italia vista dagli americani, infatti ho ricevuto anche per il cinema dei premi importanti, e stavo iniziando ad investire la mia carriera all'estero, e vi posso dire che si parla di Giffoni in una maniera molto entusiasmante grazie al Festival del Cinema per i ragazzi. Vi posso dire, io ho parlato personalmente con grandi artisti, perché ho avuto la fortuna e attraverso appunto la passione, la caparbietà, di raggiungere dei risultati molto interessanti, e attraverso alcuni film di cui Michele menzionava, ho avuto la possibilità di avere proprio a che fare tipo con personaggi come Robert De Niro, piuttosto che quelli grandi, insomma, anche lo stesso Al Pacino, eccetera, e vi posso dire, lo stesso Robert De Niro, il quale Robert De Niro ha assaggiato la nostra mozzarella di bufala del nostro territorio, perché io, voglio dire, quando lui ha girato il film Manuale d'Amore 3, io ero con loro sul set, perché ho girato Manuale d'Amore 2, poi insomma, per una serie di motivi non ho potuto farlo, Manuale d'Amore 3, però portare la così il nostro elemento che ci caratterizza ed è uno dei tanti fiori all'occhiello nostri, mangiando questa mozzarella con Robert De Niro, lui mi disse: avete una realtà bellissima, il Festival Internazionale di Cinema per i Ragazzi. Con questo che cosa voglio dire? Io mi sto battendo, non so se avete seguito quanto si sta facendo per la cultura, perché è un problema culturale riuscire, come dire, a scardinare la vecchia politica e riuscire a far, ecco, come diceva il senatore, perché tu sarai senatore, come diceva il senatore Castiello, è un problema, è importante farli andare, perché la politica è diventata una cosa brutta, è diventata una cosa sporca. In 20 anni di politica, ormai se parli anche con i giovani, purtroppo, ti dicono: ma siete tutti uguali, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che hanno allontanato purtroppo le persone dalla politica, ma non perché la politica sia brutta o sporca, è che gli uomini che l'hanno fatta negli ultimi 20 anni l'hanno imbruttita, sporcata e fatto in modo che voi ti allontanaste, che il popolo si allontanasse dalla politica. Ma la politica è una cosa bellissima, perché la politica è servizio. Quindi quando il nostro senatore dice: fateli andare a votare, dobbiamo partecipare, perché questo è un momento importante. Dobbiamo dire alle persone che devono andare a votare, anche se non sono decise nel votare il Movimento 5 Stelle, devono andare. La mattina del 4 marzo dovete dire a tutti: vai a votare, informati e poi fai una scelta. Il nostro motto è: partecipa, scegli, campo, partecipa. L'importante è andare a votare. Tu vai, partecipi, anche se devi fare scheda bianca, la chiudi e la metti di nuovo nell'urna, però hai esercitato il tuo diritto e dovere di cittadino. Una cosa che manca a noi è proprio il senso di appartenenza, che purtroppo ci hanno fatto perdere. Io in questi giorni ho incontrato tante persone, sono andato al mercato di Empoli e ho detto questa cosa della partecipazione ad una signora, la quale mi ha detto: vabbè, faccio scheda bianca. No, non lo voglio fare. E perché, signora, non volete fare scheda bianca? No, perché poi chissà che croce ci mettono un po' a scheda bianca. Cioè, voi capite a che livello siamo arrivati, che le persone non hanno proprio più fiducia nelle istituzioni. Il presidente di seggio è una istituzione,
la signora del mercato che io ho incontrato, mi ha detto, io poi che ne so, fanno i fatti loro, mentre a Croce, a Doricino loro, e fanno tutto a Doricino loro, perciò non voglio andare. Ecco Franco, senatore, perché magari qualcuno non vuole andare a votare, hanno paura, le persone hanno paura, perché purtroppo siamo arrivati a questo livello di politica. Io vi voglio dire una cosa e non voglio dilungarmi troppo. Voi siete la testimonianza che attraverso la cultura si può fare azienda. Noi in Italia, vi dico a livello cinematografico perché siamo appunto nel paese del cinema, in Italia il PIL italiano, quindi la percentuale dell'introito, diciamo, no? Dei guadagni che l'azienda Italia ha attraverso il cinema è solo del 4% circa. Anzi, ma perché sta migliorando negli ultimi anni, ma siamo intorno al 3%, 4% è quello futuristico, che potrebbe essere, perché si sta un po' riprendendo. In Francia parliamo del 9% di introito, il 9%, e noi siamo i figli di Fellini, noi siamo i figli dei Monicelli, noi siamo un paese d'arte, noi siamo i figli di Michelangelo, di Leonardo. Questa roba qua è importante dire, perché attraverso l'azienda, cultura, che in territori come questi si può fare tanto, e i nostri giovani potrebbero campare soltanto attraverso la cultura fatta però in territori sani, privi di ogni forma di inquinamento. Quindi la prima cosa che va fatta, ripuliamo bene come si deve i nostri territori, perché c'è la gente che sta pure morendo, tanta gente, perché purtroppo insieme alla mozzarella di cui facevo accenno siamo anche conosciuti in tutta Italia per il problema delle malattie. Non voglio nominare la parola brutta, quella parola là, perché tutti quanti voi conoscete, perché qua ognuno di noi ha avuto un problema in famiglia, e sapete perché abbiamo avuto questo problema in famiglia? Perché ci hanno rovinato l'ambiente, ce l'hanno rovinato, ce l'hanno mangiato, hanno violentato i nostri territori. Noi abbiamo una fascia costiera che fa invidia a Rimini e Riccione, loro però sono stati più bravi, l'azienda l'hanno saputa fare, ma voi avete capito che fascia costiera abbiamo? E noi abbiamo tutti i ragazzi disoccupati. Chi l'ha fatta la politica negli ultimi 20 anni? Chi l'ha fatta la politica? Chi ha fatto la politica negli ultimi 20 anni? Si prendesse questa responsabilità delle morti e della disoccupazione di tutti quanti noi. Io non lo so se voi siete fortunati, ma quel milione di posti di lavoro, non lo so, ma tra gli amici miei, io su 10 amici ne ho 8 disoccupati, boh, o stavano tutti distratti o erano tutti sfortunati in compagnia mia, non lo so, stanno tutti disoccupati, non lo so. Noi sicuramente noi non abbiamo creato questi danni, quindi partecipa, scegli, cambia, fate partecipare le persone e ditegliele queste cose, perché è un problema di cultura e di informazione. Diceva Pirandello, la cultura è l'unico bene che se condiviso cresce, quindi informiamo le persone, perché vedrete che poi voteranno il Movimento 5 Stelle, perché non c'è assolutamente dubbio che se si informano le persone voteranno noi. Grazie. Rilassati intanto, io faccio un altro 2 chiacchiere con gli amici per un po' di esame, giustamente. Allora, mentre si rilassa, io vi rubo 3-4 minuti, raggiungiamo un concetto. Io non sono candidato, questo sia chiaro, che poi mi scrivono le persone, ma come ti votiamo? No, noi abbiamo una piccola regoletta, ma abbiamo poche regole nel Movimento 5 Stelle, pochissime. Una di queste qua si chiama vincolo di mandato. Vuol dire che se voi mi avete votato, mi avete dato fiducia per andare in consiglio regionale a fare il consigliere regionale, io non posso saltare, diciamo, da un'istituzione all'altra e quindi candidarmi per il Parlamento, perché non è giusto, o no? Vengono qua, si prendono i voti, e ho visto un po' di filmati di 3 anni fa quando facevamo le campagne regionali con Anna,
e c'erano i nostri colleghi degli altri partiti che dei parchi guidavano come se loro fossero le persone più adatte a ricoprire il ruolo di consigliere regionale. Ora pensate che il 50% del consiglio regionale è candidato, quindi il 50% se ne vuole andare, non ci sta bene più in Regione Campania, quindi hanno ingannato i loro elettori quando gli hanno chiesto il voto e non se ne vanno dall'altra parte, perché la Regione Campania la utilizzano un po' come trampolino. Vado in Regione Campania, acquisto visibilità, faccio un po' di piaceri qua e là, faccio il mio clientelismo, dopodiché arrivo e mi candido per il Parlamento. E questa è una regola giustissima che invece noi abbiamo all'interno del movimento, per questo non ci candidiamo, se già stiamo facendo le cose. Una delle persone che ho utilizzato il trampolino è per esempio il famoso re delle clientele, che l'ha definito del tutto così, non io, che è Alfieri, che ha fatto praticamente il consigliere al presidente De Luca per un anno e mezzo all'agricoltura, caccia, pesca, foreste e, guardate bene, fondi europei. Ora, quando a noi dicono che siamo poco competenti, anzi ci dicono che siamo incompetenti, che non capiamo nulla, dovete sapere che questo signore ha portato la Campania ad essere l'ultima regione per spesa dei fondi sui PSR. Ora vi ha a che fare un po' di voi con l'agricoltura. PSR sono i fondi per l'agricoltura, per le aree rurali. Io sono contento che Anna sia un paesino come me, io sono di Roccalaspro, diciamo. Quindi capite bene che tutte le zone, tutte le aree rurali hanno il solito problema dello spopolamento, della disoccupazione altissima dei giovani, e noi stiamo facendo grandi battaglie non solo per riportare i nostri giovani che da Milano magari lavorano a 500 euro al mese e fanno gli schiavi, quando potrebbero venire qua e godere dei frutti delle loro terre e guadagnare con l'agricoltura, visto che abbiamo da spendere 1.700.000 euro, 1.700.000 euro in agricoltura, e non lo facciamo perché non siamo capaci, oppure c'è gente che non è capace di poterlo fare. Altra cosa, prima Nicola ha citato il turismo, noi abbiamo l'unica regione in Italia che non ha un piano turistico regionale. Non lo si fa un po' perché non c'è voglia, non c'è tempo, dovrei essere qui a spiegarvi una serie di cose sui meccanismi della Regione Campania, però questi meccanismi poi traslati al nazionale mi fanno capire come funziona tutta la macchina amministrativa, fatta di clientelismo, di fare i favori e di attrarre voti un po' qua, un po' là, perché credetemi, se non fanno così, la sta gente a chi li vota? Non li voterebbe nessuno. Da volte il consiglio regionale vorrei che venisse qualche volta, dove c'è un livello veramente medio-basso, sia culturale, sia di idee, perché anche se vedi il consigliere più giovane, che magari alla mia età ha un'idea ricchissima, non è capace di avere una visione di come dovrebbe essere qui la nostra agricoltura, il nostro turismo, o di cosa fare dei nostri piccoli paesi. Questa è la cosa più grave, non è quanto si vivono, ma sono i danni che creano dall'altro lato, perché questa gente qua dobbiamo mandarla via il più possibile, perché mi servono persone di cultura. Io sono felice anche perché siamo molto legati a Anna, abbiamo fatto le campagne insieme, e lei è una di quelle persone che non solo è onesta, non solo è una cara ragazza, ma è competente. Questa cosa ci inorgoglisce per il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo saputo scegliere bene, online, chi può essere. So che sicuramente, perché lei sarà un parlamentare, sicuramente ci potrà dare una mano anche a noi, Regione Campania, su temi importanti, sia sulle aree rurali che a noi sono molto molto care, a cercare di combattere lo spopolamento dei nostri comuni, ma sull'agricoltura e sul turismo e soprattutto sui prodotti tipici e locali, che qui ne abbiamo tantissimi, ma sono sottostimati tutti. Anna Pio. Buonasera a tutti e grazie della presenza. Io voglio innanzitutto ringraziare le persone che mi hanno messo a disposizione gratuitamente questa sala e voglio ringraziare, ecco, mi hanno pure sfamato perché oggi pomeriggio sono stata tutta la giornata fuori perché ci tenevo a mostrarvi questo video che partirà a breve, quindi alle 4:15 ho fatto una buonissima pasta con i pacchi che erano eccezionali. E voglio ringraziare tutte le persone libere e vorrei parlarvi di un concetto che mi sta molto a cuore, quindi vi mostro questo video perché sicuramente la voce che sentirete vi saprà toccare il cuore molto più di me,
per le parole che vi dirà. Persona è stato un martire dello è stato ucciso, oltre a ricordare tutti quanti l'assassinio, la strage di Via D'Amelio del 19 luglio del 1992 sia un sacrificio di questi uomini dello Stato sia onorato. Io vi ho voluto mostrare questo video perché nelle ultime ore, malgrado il governatore De Luca abbia osato parlare di effervescenze, in Campania c'è stato un terremoto politico, un vero e proprio terremoto. C'è una nuova inchiesta che trae origine grazie a dei giornalisti coraggiosi che io voglio ringraziare pubblicamente, e ci tengo anche a dover fornire la mia solidarietà, il mio attestato di solidarietà ad una giornalista di Fanpage che oggi è stata aggredita a schiaffi sempre a seguito di questa inchiesta che c'è stata. Le parole di Paolo Borsellino a me servono perché giustamente lui molto più di me mi può esprimere quello che è questo concetto dell'onestà, che noi tutti sappiamo, chi la vive tutti i giorni sa l'onestà cos'è, però spesso mi sono ritrovata a dovermi confrontare con delle persone, le famose critiche, garantismo, giustizialismo, per poi arrivare sempre alla solita affermazione: proprio tu che fai l'avvocato. E io a queste persone, perché la famosa questione di cui parlava prima Francesco Castiello, che la prima cosa che noi abbiamo dovuto fare per candidarci nel movimento è stata quella di fornire il certificato dei carichi pendenti del casellario giudiziario, rispondo: esattamente perché faccio l'avvocato, perché io sono un tecnico del diritto e so che le cose stanno esattamente come diceva Borsellino in questo video. Quello che viene accertato nei processi è la verità processuale. Nei processi penali la verità si forma in giudizio. Se io so che una persona è vicina a certi ambienti malavitosi,
Io partito, io politica, non ho bisogno di una condanna che arriva da un tribunale perché queste persone siano lontane. Quello di cui si parla in queste ore, per il quale, per le quali stamattina sono arrivate le dimissioni dell'assessore al bilancio Roberto De Luca, è un fatto gravissimo. La Campania tutta è stata martoriata per via del traffico illecito di rifiuti. Allora voi mi dovete spiegare una cosa, e me lo dovete dire soprattutto in un paese in cui la Monnezza è stato oggetto di una campagna elettorale, per chi ti metteva responsabilità da una parte, chi se ne tirava dall'altra. Premesso che a me non interessano le campagne elettorali, ma interessa la vita mia, dei miei familiari, dei miei concittadini. Voi mi dovete spiegare una cosa, se oggi per una richiesta di fanpage giuridicamente ha semplicemente aperto un'indagine, ci sarà un processo e ci potranno essere delle condanne al di là degli accertamenti che ci saranno in sede giudiziale, che cosa vi serve per non votare ancora questa gente? Che cosa dovete sentire e dovete vedere di più oltre quello che avete visto in quei video di gente che parla, si dice in gergo camorristico, lo posso dire. Noi dobbiamo tenere semplice ammasazia tutti quanti. Mi sembrava Gomorra la sicché guardarla per televisione, mi sembrava di portarla con mano. Allora che cosa vi serve più? Che cosa vi serve più a questa gente? Allora c'è un fatto, in queste ore sta facendo tantissimo rumore le dimissioni di Roberto De Luca, l'assessore a bilancio. Ma quello che viene fuori da questo video è un fatto ancora più grave, e c'è che c'è oltre Roberto De Luca c'è anche un'altra persona che si chiama Passariello, in questo momento mi sfugge il nome di battesimo, che innanzitutto, proprio per dirvi quello che io penso che sia più grave di tutti, innanzitutto Passariello, cioè prima ancora di tutto quello che è uscito fuori, è una persona, come diceva prima Michele, è stato eletto per fare il consigliere regionale. Io voglio partire proprio dall'inizio, prima di parlare delle indagini. È stato eletto per fare il consigliere regionale, e come si sente in questo video in cui si sentono tutte queste belle cose, proprio un gergo capotistico, proprio in abbondanza, e si è dimesso da consigliere, cioè ha interrotto il suo mandato da consigliere regionale per candidarsi alle politiche. A un certo punto si sente dire questo sta candidato alle politiche, ci servono i soldi, ci servono i soldi, cioè si sentono cose così. Allora Passariello sta candidato con il centrodestra, Roberto De Luca sta col PD. Vi prego, venitemi ancora a parlare di differenze, dove stanno le differenze? Allora io vorrei dire a queste persone che è una cosa che io penso, cioè che ho sempre pensato prima di entrare a far parte di questa vecchia politica, di questa forza politica, e cioè che l'onestà non si compra al supermercato. Se è vero che i figli non possono pagare le colpe dei padri, è vero che le responsabilità dei figli sono personali, è anche vero che nell'onestà ci devi crescere, devi capire, devi toccare con le tue mani qual è il prezzo di condurre una vita onesta. E da questo punto di vista io mi posso ritenere una persona fortunata, sono stata fortunata io. Quindi io vorrei anche porre l'attenzione su un altro fatto. Leggendo la rassegna stampa di questi giorni, io a un certo punto mi sono trovata davanti a un giornale che titolava, che metteva a paragone, proprio in queste ore, lo scandalo che c'è stato, che è stato aperto grazie ai giornalisti di Fanpage, e il caso Rimborsopoli, di cui voglio parlare, innanzitutto perché usare il termine Rimborsopoli è una truffa semantica. Cioè qua, prima fino adesso dovevamo stare a guardarci se qualcuno ci metteva le mani in tasca, adesso pure, soprattutto quando ci parlano, perché chi usa il termine Rimborsopoli sta cercando di metterci sulla cattiva strada e di farci capire quello che non è. Che cosa è successo? Il Movimento 5 Stelle allo Stato è l'unica forza politica di cui portavoce si dimezzano lo stipendio e le indennità vanno versate su un fondo per la piccola e media impresa. Per fare un paragone, perché poi purtroppo io ancora adesso in questi giorni mi trovo a dover spiegare alle persone, è come se in una famiglia c'è un padre che dice
In questo momento la nostra famiglia è in difficoltà, ogni membro della famiglia contribuisce. Nel momento in cui un membro della famiglia non vuole contribuire, il padre o chi che sia la famiglia ha tutta la libertà di dire: se vuoi stare ancora in questa casa, tu contribuisci, altrimenti la porta è quella. Ma il membro della famiglia che non contribuisce al bilancio familiare non viene arrestato perché non ha contribuito al bilancio familiare. Allora ci siamo trovati a doverci difendere da questo fatto che per me e per gli altri è sicuramente grave, perché siamo una forza politica che ha detto di fare delle cose prima del 2013 e poi le ha fatte. Una piccolissima parte, 8, 10, di 150 parlamentari non l'ha fatta, quando il padre di famiglia nella mia metafora è appunto il movimento, si è reso conto di questa condizione, si sono presi i provvedimenti per allontanare queste persone da questa forza politica. Mentre negli altri partiti, prima le indagini, poi le condanne, servono per fare politica, per fare carriera e per piazzarli nei posti di potere. Voi mi dovete dire, so chi davanti a questo genere di argomentazioni potrebbe negarmi che non è così. Quindi io vorrei chiudo questa brevissima chiacchierata, vi ringrazio e vi invito, al di là della presenza della conoscenza dei candidati, di cui ci fa molto piacere, perché noi vogliamo che le persone ci conoscano le nostre intenzioni, vi invito a visionare il nostro programma. Qual è il programma che noi vogliamo realizzare? A questo proposito vi volevo mostrare una clip finale e ringraziarvi tutti con un saluto da parte di una persona molto speciale. Esistono due idee di paese, dove le banche sono a servizio delle famiglie, delle imprese, che tutelano i risparmi. Non sfruttano i cittadini e i loro sacrifici di una vita per arricchire i soliti. Dove le imprese sono sostenute, dove lo Stato aiuta gli artigiani e i commercianti. Sono costrette a chiudere, strozzate da un fisco iniquo, nell'indifferenza di chi governa. Dove la dignità è garantita, la qualità della vita migliore, dove nessuno resta indietro. Non dove la povertà aumenta giorno dopo giorno, in cui ci si sente poveri ancor prima di esserlo. Ci sono due idee di paese. Il 4 marzo abbiamo una possibilità. Partecipa, scegli, cambia. Oh, se qualcuno vuole fare qualche domanda, siamo disponibili. Se non fate domande vi racconto qualcosa, vi tengo altre due ore qua. No, ma vi racconto solo un aneddoto. Ah certo, allora poi ti spiego per quanto riguardava i soldi. Noi in Regione Campania abbiamo raccolto finora, siamo stati bravi, sette di noi in 2 anni e mezzo abbiamo raccolto 500.000 euro. 105.000 euro li demmo a Benevento quando ci fu l'alluvione, ricordate, e sistemammo una scuola, e dovete sapere che la scuola a fianco è ancora inagibile, la nostra invece funziona perfettamente, i ragazzi stanno studiando perché era un tecnico informatico e quindi avevano bisogno di computer, li abbiamo comprati noi. E un altro fatto divertente è che 7-8 mesi fa De Luca fece una delibera di giunta
dove fece un fondo dove noi potessimo dare i nostri soldi. Noi gli abbiamo detto, col cavolo che li diamo i nostri soldi, ce li teniamo noi, infatti li teniamo su un conto dedicato, abbiamo comprato ultimamente un ecografo. La cosa divertente è questa, quando siamo andati per comprare l'ecografo, a parte che in Italia è compresso donare, è più facile rubare, ma se vuoi fare una donazione è complicatissimo, dovevamo comprare questo ecografo. Pensate un po' che il preventivo di questo ecografo fornito dall'ASL era, si aggirava sui 50.000 euro. Noi l'abbiamo pagato uguale, identico, lo stesso macchinario, l'abbiamo pagato 30.000. No, su Amazon no, però fu carina la discussione che ebbi con la gente, perché è chiaro che da privato tu cominci a filare, no? E dai, una dose 35.000, una dose di qualcosa, alla fine siamo riusciti ad arrivare a 30.000, mi ha detto guarda, giusto perché voi fate le donazioni e vi voglio fare lo sconto. Poi gli ho chiesto, ma perché ci sono fornito invece il prezzo di 50.000? No, perché sai che lo pagano 2 anni, l'ASL lo paga 2 anni. Ah, quindi c'è, voi inviate 20.000 euro di interesse per 2 anni di... No, ma sai che poi costa una burocrazia. Tu che capisci, la capisci un mondo intero. Quindi ora il problema è che tutto quello che... Tutti i soldi che abbiamo raccolto li spenderemo noi direttamente, forse anche solo la bulletta per l'istituto, per il reparto di pediatria a Battipaglia, dove è una bulletta molto tecnologica, permette di capire se i bambini hanno delle disfunzioni cardiache o problemi cerebrali, ed è molto molto carina, la daremo anche lì, e così faremo altre donazioni alla sanità. Quando un dirigente sanitario ci dice che hanno necessità di una privatizzatura, noi ci organizziamo e gliela compriamo. Questo è il modo di essere vicini ai cittadini e di fare delle cose per gli altri. Sì, vuole fare un intervento, perfetto. Buonasera a tutti. Niente, volevo dire, visto che Michele ha accennato la scuola, ovviamente è il mio campo, cioè sono tutto a mano. Volevo solo dire questo, teniamo presente molto, Anna, nel momento in cui hai la possibilità di essere deputato, Stefano, tu e Francesco, sicuramente abbiamo pure possibilità di tenere presente la scuola, perché la scuola l'hanno rovinata, io ci lavoro e conosco la realtà. Se ben ti ricordi, Michele, abbiamo fatto la mozione di sfiducia, abbiamo presentato alla Regione Campania e De Luca niente, non gli è proprio interessato, abbiamo fatto una manifestazione dove abbiamo partecipato la maggior parte del Movimento 5 Stelle a dire guardate, questa legge non deve andare perché la scuola la rovina, la scuola non è un'azienda, va considerata un contesto educativo dove si fa cultura, ecco, parlando di cultura, collegandomi con Nicole e tutto il resto, voglio dire. La prima cosa da fare al Parlamento è abolire subito la legge 107, cercare di dare alla scuola veramente un appoggio dal punto di vista delle strutture evanescenti, dal punto di vista della didattica, dare più soldi alla scuola, precarizzarla di meno e non considerarla una e sola scuola. Per quanto riguarda l'abusivismo che diceva Anna, del discorso dei soldi che non hanno trovato 7-8 persone del Movimento 5 Stelle, non possono i giornali continuare a dire le solite cose, che noi siamo amorali, non abbiamo moralità e questo è successo. Noi quei soldi erano dei